Scusate, vi avevo promesso la top dei migliori e peggiori giochi, ma ci ho messo un attimino di più, quindi arriva domani, una delle due. Quindi oggi comunque una top bosseggiante, mini boss, boss inutili, boss così inutili da essere scartati anche dal videogioco finale, vediamoli assieme. Benvenuti su Watchmen Italia, raga. Se il video vi piace, mi raccomando, lasciate like, condividetelo con i vostri amici e vamonos. Alla numero 10, il grande dragone in Sonic Adventure. È un dragone, è grande e non c'è perché costava troppo. Chicca nel momento in cui si insegue Robotnik in cielo con l'aereo, vicino a Sonic e Tails, vola questa specie di grosso coso dall'aria decisamente pericolosa, se non che il suo ruolo è semplicemente quello di essere un grosso coso dall'aria decisamente pericolosa sullo sfondo. Mentre picchiamo il veicolo del dottore, riempie un pochino il cielo con qualcosa di carino da vedere, sebbene l'idea fosse quella di usarlo come bersaglio secondario per Sonic e su Sonic. I tempi però di pubblicazione stringevano e il Sonic Team Studio si era già aperto le vene per aver creato il primo Sonic in 3D, cosa che per l'epoca costava quanto più o meno il PIL di uno stato del terzo mondo, e quindi se ne resta lì a volare e ricordarci che i soldi sono tutto e fabbricano sogni che senza di essi restano incompiuti. Alla numero 9, l'uomo misterioso e anche un pochino razziatore in Mass Effect 3. L'uomo misterioso è un gran personaggio, personalmente, perché riesce a essere interessante restando seduto a fumare come una ciminiera e vedere stelle che implodono per due giochi di fila. Un qualunque altro personaggio avrebbe scassato i coglioni dopo 3 secondi, soprattutto se la sua unica azione è sparare massime tipo: voi non potete capire cosa ci ho provato, Shepard, a fare cosa, il mio piano, quale, ci sono cose che non possono essere rivelate. Va bene, uomo misterioso, tieniti i tuoi misteri, tra cui quello dell'essere stato lì lì per diventare un mega boss ibrido umano razziatore per il finale, che però la BioWare scartò perché troppo simile come concept a quello del 2 effettivamente, e perché avrebbe rovinato, come dissero, la misteriosità dell'uomo misterioso. Quante volte ho detto misterioso in 20? Alla numero 8, il fichissimo Hydra in Half-Life 2. Era stato mostrato nella parte centrale del trailer alle 3, quello di presentazione che fece godere parecchi fan, ma si sa che la Valve ha sempre fatto tutto un po' al contrario, e i fan di Half-Life non hanno certo una delle vite più facili e gratificanti là fuori nel mondo videoludico, quindi alla fine questa specie di Hydra serpentone a 3 teste al neon, che doveva essere la minaccia nella sezione dei canali e sotterranei della città, impalando il giocatore impenitente con uno dei 3 rostri sulla cima delle teste, fu rimossa perché, come detto dagli sviluppatori, non era abbastanza divertente, visto che farsi impalare in prima persona non rendeva bene l'idea visiva della figaggine dell'essere impalati. E beh, certo, capisco tutti i fan dell'impalamento. E alla numero 7, un grosso coso incazzoso in Fallout New Vegas. I cittadini della ridente New Vegas, almeno quelli che non sono stati mangiati vivi al casino, possono dormire sonni tranquilli, sapendo che dovranno temere solo supermutanti, scorpioni lunghi 3 metri e lucertole corazzate assetate del loro sangue, ma almeno non quello che trovate nei file di gioco, invece, in cui la Bethesda si vede progettò di lanciarci contro un geco sparafiamme, però di proporzioni behemottiane, direi, solo che con le statistiche pompate al massimo per far sì che fosse imbattibile. Poi Todd Howard evidentemente ci ripensò dicendo it just doesn't work, e quindi si cancellò, però rimane lì. E alla numero 5, i colossi di serie B in Shadow of the Colossus. Parliamo della prima versione del capolavoro, anche se sono segreti anche nel remake. Comunque nell'originale non erano 16 i mostri che Team Miko aveva progettato e infilato nelle sue demo della prima versione del gioco, ma 48, 48 titanici bestioni di roccia volanti, mega scorpioni e altre cose assurde, che si pensò però avrebbero fatto sfiorare più o meno le 275.000 ore di gameplay, che forse, considerata la lieve ripetizione delle azioni, non sarebbero state molto gradite al pubblico, e soprattutto la Play 2 non avrebbe consentito in alcuna maniera, e quindi si tagliò corto. Alla numero 5, il pollo mutante e i suoi amici in Silent Hill, come per esempio grosse falene omicide e soprattutto delle bellissime psicomante. Non psicomanti, sai quello di Metal Gear, proprio delle mante psicocinetiche volanti. Uscite direttamente da un video dei Linkin Park di una band nu metal anni 90, in cui tra balene, foche e razze volava qualunque cosa solitamente nuoti, dovevano essere tutti boss incontrati da Harry in cerca della sua figlioletta, tra cui questo grosso pollo spennato. Nato incazzatissimo anche lui, con le alette da BBQ e la trippa da alcolizzato, che sinceramente inquieta quanto se non più dei porno manichini nel 2, ma purtroppo per poca originalità si disse venne cancellato. E alla numero 3, Re Jarel o Jaril in Dark Souls. Dice: no grazie, i boss dei Souls basta, ne avanzano per me così, ma per tutti quelli tra voi che fanno del dolore autoinflitto alla propria anima lasciando cicatrici che non guariranno mai la propria principale passione, potete andare a vedere qualche tutorial per moddare il gioco ricavando dai file inutilizzati questo simpatico tizio con una
una spada oversize e l'abilità di rubare anime con alcune mosse particolari, già una cosa che mi fa incazzare soltanto a dirla, che poi spawnerà in punti in cui solitamente si incontrano altri boss, come per esempio il posto dove sta Gwyn. Il moveset pare fosse ripreso da uno pensato per Demon Souls, ma poi il re fu rimosso perché appunto troppo simile al nostro amichevole Lord dei Tizzoni, e quindi tanti saluti. E alla numero 2, un grande essere bestia in Bloodborne. Giustamente non c'è mai 175 senza 176, perché questo è più o meno il numero di bestie simili che si incontrano nei meandri dei tunnel composti in modo delirante dei dungeon dei calici in Bloodborne, in cui perfino un buon senso dell'orientamento viene dopo un pochino devastato dal classico "ma qui ci sono già passato" oppure "oddio". Pare che questo coso possa apparire come glitch anche nel gioco effettivo, non so bene dove, io non l'ho mai incontrato ovviamente, l'ho visto soltanto in alcuni video, pur essendo uno scarto simile il cagnolone in fiamme, la Dark Beast sembra un incrocio battibile a giudicare dai gameplay, abusando del fatto che è anche un po' rincoglionita immobile, proprio perché tecnicamente non dovrebbe essere. E alla numero 1, la sacerdotessa in Legacy of Kain. Questa è una scoperta relativamente recente, credo proprio di massimo 2 anni fa, trovata nella pre-alpha del gioco, che non chiedetemi come venga reperita a distanza di 20 anni da certi giocatori, questi per me sono misteri ancora più grandi di questi di cui vi sto parlando. È stato ritrovato questo personaggio a malapena abbozzato nella sezione dei tunnel sotto la cittadella umana in Soul River. In pratica doveva essere una boss fight complicatissima con lei su una pedana che spona vampiri ogni 3x2, invece nella alpha se ne sta ferma a farsi mazziare come una deficiente, un vampiro minion appare ogni mezz'ora, e questo perché fu tagliata per essere conservata come materiale per i futuri seguiti come Soul River 2. La cosa divertente da sapere è che, ovviamente, la sacerdotessa non finì mai in nessun altro seguito. E ora la seconda parte. E alla numero 10, il pelatone psicopatico nei Metal Slug. Noto ai veri amanti come Allen il rompicoglioni, il tizio che arriva a torso nudo a ogni metagioco ridendo come un matto per motivi non ben specificati, mentre lo crivelliamo di colpi, zompettiamo qui e là in attesa della finestra buona per rispondere al suo fuoco, ossia quando lui si, mette di nuovo a ridere. In questa maniera è tosto ma fattibile, in 1 o 2 gettoni a botta. Prima volta muore, poi viene sbranato da un'orca meccanica, quindi perché dovrebbe essere una seconda volta? Non lo so, ma c'è. Lui trova sempre il tutto evidentemente molto molto divertente, anche perché si rivela Mecha Allen, mezzo cyborg che muore, esplode alla terza e alla quarta volta, però nel quinto Metal Slug anche torna sotto forma Terminator sparando raggi laser, e insomma descrive perfettamente tutto quello che sono questi giochi. È un amico di infanzia, le risate che ci siamo fatti assieme. Devo ancora capire che cosa ci sia di tanto divertente, però... E alla numero 9, il cacciatore finale in Bloodborne, anche noto come il cacciatore del tuo culo a ripetizione finché non ti stufi di provarci, è il mini boss strepitoso a livello di eleganza del combattimento umano contro umano alla fine dell'infinita quest di Aelin il Corvo, la cacciatrice quella no che incontriamo in posti trovabili soltanto guardando sulla guida, alla voce "per Dio dove minchia trovo Aelin il Corvo", infrattata in posti assurdi sempre "salve buon cacciatore, non è che mi aiuteresti a massacrare i cacciatori cattivi perché a me da sola mi sbudellano? Grazie, grazie, va bene, ogni volta". Alla fine, quantomeno per decenza e orgoglio, evidentemente desumo si sia lanciata in combattimento da sola, perché prima del mini boss finale la troviamo sulle scale della cattedrale a tenersi le budella con lo scolapasta. "Salve, buon cacciatore, non è che per caso mi aiuteresti con..." Sì, Aelin, tanti saluti, ma ci provo, quantomeno per la nostra duratura amicizia. Ma quella pazza si muove ai 3000 all'ora, non gli stai dietro, è divertentissima! E ti apre anche in 2. E alla numero 8, i cacciatori. Però stavolta siamo in Halo. Non si muovono alla velocità della luce, sono dei grossi lucertoloni decerebrati armati di cannoni disintegratori al plasma, e sì, sono la risposta definitiva dei Covenant al nostro aver praticamente massacrato da soli il 90% delle loro forze terrestri a botte sulla nuca. Arrivati al punto che i Grant appena ci vedono urlano "è lui, scappiamo!" Chiaramente l'unico modo per provare a fermarci sono dei carri armati su 2 zampe di 3 metri, che comunque uno da solo non basterebbe, devono andare sempre in coppia per evitare di farsi circondare dal Master Chief. Come possa poi una persona da sola circondare un intero plotone non lo so, ma con Master Chief è possibile. Grossi, cattivi, rincoglioniti, ma ammetto, una sfida memorabile quando capitano. E alla numero 7, il poveraccio sul tetto, sempre in Bloodborne, quel bravo ragazzo che incontriamo sulla nostra via per Birkenworth, bendato, tutto insanguinato, inginocchiato di fronte a un corpo senza vita. Gli parliamo e lui piagnucola qualcosa di semi incomprensibile. Pensi, poveraccio, sarà stata una persona che conosceva. Chi gli avrà fatto questo? Vuole il nostro aiuto per caso, gentile signore? Poi però ti accorgi che ha del sangue anche sulla bocca, e il corpo che ha davanti è mezzo sbranato. E allora ti viene un dubbio: ma mi scusi, gentile signore, non è che per caso lei mi sta prendendo per il culo? Oh, oh
merda. E diventa questa specie di mini Azathoth Lovecraftiano, il cannibale mutaforma bastardone, in un epico scontro in uno spazio ristrettissimo. E il bello è però che se noi gli facciamo notare che abbiamo capito cosa sia e lo indirizziamo verso la cattedrale in cui abbiamo spedito tutta la gente da noi salvata, lui se li magna tutti. E alla numero 6, l'idra del lago di cenere. In Dark Souls, area leggendaria del primissimo, da lì al grande vuoto sui tronchi d'albero contorti che serpeggiano su questa vasta spiaggia cinerea fino alle sponde del lago, in cui vive una delle due, se ben ricordo, idra viste nel gioco. Lo scontro sulle prime parrebbe ostico, se non hai ancora preso bene la mano col gioco, perché dici: dove metto le mani? Con quali teste taglio prima? Come faccio a non morire? In realtà si risolve piuttosto la svelta, con un pochino di caprioline esteticamente valide e la vecchia tattica del vuoi battere la From Software e il tuo nemico, in questo caso è enorme, vagli sotto e quello non sa più che fa. Ce lo metto in realtà per il puro valore affettivo di bellezza visiva, primo impatto, Dio mio la hoste, il canto gregoriano, boh, baritonone che a tre quarti però cambia in voci angeliche dissonanti mentre le teste emergono dalle acque nere, mi vengono i brividi soltanto a descriverlo. E alla numero 5, il Doc Salvador, il Resident Evil 4, che ora io ho i miei seri dubbi sia un dottore, se non magari nell'accezione 1800esca del termine, in cui dottore era chi ti curava tagliandoti gli arti. In quel caso Salvador è il miglior dottore di tutti, guarda, soprattutto per risolvere i problemi di cervicale, emicranie, appassionato di motoseghe con la vecchia tattica un po' paxerella del mi metto anche una busta in testa tanto per aumentare il divertimento ed occhiappo chiappo, è uno dei tanti infettati dalla piaga, solo che il miniboss è psicotico, no, con la motosega deve esserci da contro tratto in questi giochi, e visto che qualcuno deve pur farlo questo sporco lavoro, accetta ben volentieri il sacco di patate in faccia. Tra l'altro, se lo mette per mascherare, scopri anche gli sfregi che come un coglione si è fatto da solo smotosegandosi la faccia, quindi vabbè, proprio un deficiente, ma è un simpatico deficiente. E alla numero 4, i Berserker in Gears of War. Sempre adorati, mi piacciono tantissimo. Le cose incazzate come faine senza nessuna apparente ragione che urlano, sbraitano e agonizzano mentre corrono sbattendo a caso contro le pareti urlando cose incomprensibili. È un po' come mi comporto spesso anche io durante l'arco della giornata. È una bella immagine di disagio esistenziale, incarnato in una massa di putrefazione e bubboni e schifo cieca, scazzata che fiuta noi, si lancia verso tutto quello che possa pensare siamo noi. Il ciccione mostruoso ultrasensoriale in questi giochi, anche lui deve esserci sempre, sembra soffrire grandemente. Aiutiamolo a porre fine a questo suo strazio. L'ho sempre trovato di un'innata indole, comunque involontariamente comica, devo dire. Dargli fuoco mentre continua a urlare è divertente. E alla numero 3, i Big Daddy in Bioshock, che sinceramente poverini fanno un po' tenerezza. Quando li vedi a Big Daddare in giro con quella loro aria un pochino inebetita, chiedendosi perché mai non ricevano i diritti sull'immagine di Nautilus e la Riot e League of Legends possano apparentemente plagiare di tutto senza conseguenze, e quindi un po' depressi ballonzolano in giro nei loro cyber scafandri a proteggere minorenni indemoniate dalla nostra ira. E insomma, è un triste lavoro, nessuno li paga, noi altri li trattiamo come bestie, loro ci picchiano forte come salami, giustamente. Alla fine siamo anche costretti a diventare uno di loro, tanto per contrappasso, per steccare Fontaine. Insomma, i veri protagonisti e faccia del gioco. Sometimes I think this echo just weighs me down. Oh, no, scusate, ho sbagliato gioco, sai com'è. E la numero 2, Dark Link in Ocarina of Time, che passa dall'essere il boss finale del gioco dell'88, iconico nella sua versione ombra corrotta, del nostro eroe senza macchia, che appunto si scontra contro una macchia, letteralmente, di se stesso. E qualche tempo dopo in Ocarina ritroviamo la nostra nemesi del Team Rocket, il Dark Link, dopo esserci spaccati gli zebedei nel Tempio dell'Acqua e i suoi labirinti di terrore. Un'intera generazione è cresciuta per questo motivo, con l'insana passione del lanciare pad sulle pareti con immane violenza, ma ci hanno costretto, avevo le mani legate dopo quella zona. Ecco apparire il nostro doppio, che più lo corchi di botte più sembra essere evanescente, in un enigmatico e ultraterreno scontro davvero indimenticabile. E alla numero 1, il rivale, proprio lui, il ragazzo di cui il Dottor Oak costantemente strafatto all'inizio di ogni nostra avventura, per qualche ragione non sembra ricordare il nome, e quindi saremo noi a doverglielo suggerire. Ricordi come si chiama per caso? Minchione. Ah, quindi il suo nome è Minchione, ne sei sicuro? Sì, davvero. Mi confermi che è davvero Minchione? Oh, sì, assolutamente, come potrai sbagliarmi? E Minchione si presenterà quindi ogni 40 minuti più o giù di lì con Pokémon sempre più scarsi, parrebbe pronto a pigliare i calci in culo come se non ci fosse un domani, stupendosi anche delle sue sconfitte dopo aver buttato in campo dei Raticate al 30 contro magari dei Blastoise al 2000. Ah, oh, non è possibile! Ma Minchione, cioè, allena i Pokémon, che ti devo dire? Però è un appuntamento ormai entrato nella leggenda, come il fatto che lui continui anche a pensare
di essere meglio di noi, cioè è veramente un minchione. Poi che devi fare? Non gli devi dare sto nome, cioè, scusate tanto.